Il nostro compito come autorità locale di pubblica sicurezza è quello di denunciare i titolari, i proprietari delle strutture ricettive in base all'articolo 109 del TUPS, del testo unico di legge pubblica sicurezza, che prevede un'ammenda da 0 a 206 euro. È chiaro, e ci tengo a puntualizzarvelo. Che se io scovo un B&B totalmente abusivo in Agrigento, ma anche nella provincia, perché ci stiamo estendendo anche in tutta la provincia, scaturiscono ulteriori indagini di natura amministrativa e tributaria. Quindi, nello specifico, capite bene che c'è una bella cabina di regia dell'Ufficio Provinciale Generale del Soccorso Pubblico di Agrigento che coinvolge diversi uffici. E mi permetto un particolare ringraziamento al signor sindaco, al settore attività produttive, al dirigente del settore attività produttive del Comune di Agrigento e del Libero Consorzio della Provincia di Agrigento che ci collabora giornalmente su queste indagini, dandoci delle risposte tempestive. Grazie a queste risposte noi riusciamo a segnalare all'autorità giudiziaria tutto il materiale che serve ai fini del procedimento penale. Noi, la nostra volontà è quella, che il procedimento penale si concluda nel più breve tempo possibile. Quindi il compito nostro è quello di dare al pubblico ministero tutto il materiale possibile affinché questo procedimento penale si concluda nel più breve tempo. Si immagini che noi, le dicevo, siamo sui 25 B&B accertati. Ora che cosa succede? Giornalmente noi svolgiamo ulteriori accertamenti che sono con appostamenti, vigilanza sui B&B che riscontriamo in rete. E dopo aver fatto questi accertamenti, convochiamo le persone. Quindi si immagini che nella realtà dei fatti riusciamo almeno, e dico almeno, a denunciare una struttura ricettiva al giorno. Quindi si immagini cosa c'è stato da settembre ad oggi, perché la direttiva è arrivata, ci siamo adeguati. Abbiamo fatto una riunione per capire come riuscire a dare il materiale giusto all'autorità giudiziaria e poi siamo partiti.